Buongiorno, buon gustai. Andiamo subito con un bel piatto del giorno. Oggi pappardelle con i funghi porcini e salsiccia a punta di coltello. Andiamo subito con il procedimento. Questi sono gli ingredienti per questa ricetta di oggi. Allora, la salsiccia, bella fresca, questa è una salsiccia tagliata a punta di coltello, che dopo andiamo a sbudellarla, cioè togliamo il budello e la facciamo tutta a pezzettini così. Io ho già fatto una metà, giusto per farvi vedere. Poi usiamo del parmigiano, poi i funghi porcini, questi sono quelli che ho trovato io quest'anno, prezzemolo, aglio e peperoncino. Poi se qualcuno vuole mettere il pepe, mette il pepe. Olio d'oliva, sale, un bel bicchiere di vino bianco secco, anche mezzo, e le pappardelle che sono oggi il piatto in argomento. Allora, in una bella padella mettiamo un po' d'olio, olio, poi aggiungiamo il nostro bello spicchio d'aglio, facciamo rosolare un attimo. Vedete il nostro aglio? Ha già scaricato tutto il suo profumo nell'olio che dopo andiamo a togliere. Adesso non facciamo altro che buttarci dentro la salsiccia che abbiamo sbriciolato prima. La nostra salsiccia ha già preso un po' di colore. La nostra salsiccia è ben rosolata. Adesso ci andiamo a buttare dentro mezzo bicchiere di vino bianco. Facciamo evaporare tutto l'alcol del vino e poi dopo proseguiamo. Allora, quando non si sente più l'odore del vino, significa che l'alcol del vino è evaporato tutto. Adesso andiamo ad aggiungerci i nostri bellissimi porcini, che c'è dentro anche qualche ovulo. Ovulo. Ecco qua. C'è un profumo che da fare invidia. Adesso facciamo cuocere i nostri bei porcini. Vedete, i porcini hanno già preso metà cottura. Adesso non facciamo altro che andare a togliere l'aglio, altrimenti abbiamo dopo una brutta sorpresa sotto il nostro palato. Ecco qua. Guardate che bel colore. Quel rosso dell'ovulo, il porcino e la bella salsiccia a punta di coltello. Aggiungiamo due bei pezzettini di peperoncino. Poi se qualcuno preferisce il pepe, ma io consiglio il peperoncino. Allora, la nostra acqua sta bollendo. Mettiamoci il sale. Non metto tanto sale perché il sugo già è bello saporito. Adesso prendiamo le nostre pappardelle. Andiamo a buttarle dentro. Le nostre pappardelle le togliamo quasi circa 2 minuti prima. Andiamo a metterci un po' di acqua di cottura, giusto mezzo mestolo. Allora, eccolo qua, le nostre pappardelle sono pronte. Le andiamo a mettere dentro al nostro bellissimo sughetto. Ecco qua le nostre pappardelle. Guardate che bella cremosità. Adesso non facciamo altro. Io aggiungo un po' di parmigiano, poi è facoltativo se qualcuno non lo vuole. E ci aggiungo anche una noce di burro per dare molta più cremosità alle pappardelle. Ecco qua, guardate, facciamo sciogliere il burro. Poi chiaramente è facoltativo,
chi non lo vuole mettere gli dà fastidio il burro, però ci sta. Andiamo a mettere anche un po' di prezzemolo, ed ecco qua, così dà un po' di colore, un po' di profumo, ecco qua. Ed ecco qua il nostro piatto di pappardelle con funghi, porcini e salsiccia. Facciamo un po' di decorazione del piatto, questo favoloso piatto, molto semplice. Chiaramente chi non ha i porcini potete abbinare un altro tipo di funghi. Ed ecco qua, guardate il piatto di oggi. Ed eccoci qua, buon gustai, il nostro piatto, et voilà! Pappardelle con funghi porcini e salsiccia a punta di coltello. Chiaramente voi potete sostituire i porcini con altri tipi di funghi, chiaramente dal vostro rivenditore di fiducia, perché con i funghi non si scherza. Quindi, se vi piace questo mio bellissimo piatto e gustoso, mettete un like, accendete la campanella su, iscrivetevi al mio canale La Cucina di Guido. Vi auguro buon pranzo e alla prossima. Ciao!